Buongiorno a tutti, siamo in diretta. Mi chiamo Claudio Delaini, sono un ingegnere che ama la sicurezza delle macchine, certificazione CE e fare il perito durante gli infortuni. Amo Mi chiamo litigare. Claudio Delaini, sono un ingegnere Mi hai... che ama la sicurezza delle macchine, certificazioni. Ecco, avevo aperto YouTube e quindi si sentiva l'eco, preciso, non riesco mai a fare una cosa che sia... Ho con me Riccardo Mambelli, è un manualista. Conosce anche lui bene la direttiva macchine, perché se fai i manuali delle macchine devi conoscere la direttiva macchine, è inesorabile. E l'ho coinvolto perché mi sono rotto di vedere manuali scarni, nudi, incompleti, copia e incolla. Perché normalmente i costruttori che vedo hanno un bellissimo manuale canovaccio, dove ci sono tutte le macchine, nessuna, tanto tutte le macchine che fanno sono tutte uguali e poi le fanno su misura per il cliente X e Y. Quindi hanno questo canovaccio in Word in tante lingue che aggiornano mano a mano, ma non c'è grafica, non ci sono colori, non ci sono immagini, non ci sono video. Cioè si perde quella magia della tecnologia che c'è nel 2020. Li fanno ancora come si faceva con la Olivetti. Io quando guardo i manuali vecchi delle macchine anni 70 sono più belli. Quelli che facevano a mano sono più completi. Quelli di adesso sono di una tristezza biblica. Allora, se è un manuale che si improvvisa all'ultimo momento di una macchina autocostruita per sanare un processo penale, ha un senso. Ma se è una macchina che vende a 4, 5, 100 mila euro, 3 milioni di euro ed è fatto con un software, con tutti i rettangolini, tutti i riferimenti alle offerte e altre cose, e non c'è la sostanza, è un pianto. Poi quelli che fanno il mio lavoro perdono credibilità. Allora abbiamo coinvolto Fabio. Chi è Fabio? Allora, siamo tutti e tre ingegneri, quindi mi scuso per questa tristezza, ma l'abbiamo proprio fatto così. Vediamo se compare, vedi la triade degli ingegneri. Fabio è un appassionato di robot. Lui è uno di quegli integratori che compra il robot, compra la saldatrice, fa fare la carpenteria al terzista, poi fa finta di costruire tutto e ti vende l'impianto robotizzato. Ma ti svelo un segreto, i costruttori di macchine non fanno tutto, comprano tutto da altri, assemblano il softwareino e poi fanno funzionare le cose. Nessuno fa tutto in casa. Tutti si appoggiano a qualcosa fuori. No, dai, non mi dire un tanto al chilo. E Circa. quindi le domande per essere utili ai costruttori le pone Fabio, non le pone Claudio. Quindi a te la parola, Fabio. Sì, l'idea era quella di tirare fuori tutti i dubbi che i costruttori di solito, tutte le osservazioni che negli anni tra tutti e tre abbiamo sentito riguardo l'argomento dei manuali e dare una risposta a questo punto, insomma, una per una, vedere quali sono le osservazioni, no? Abbiamo fatto un po' forse una raccolta di questa cosa qua e vediamo cosa ci dice Riccardo. In realtà interroghiamo Riccardo, sentiamo cosa ci dice. No, non è vero. Insomma, siamo qua un po' per vedere questa cosa. Una delle cose che si sente dire, classica, dai costruttori di macchine quando si parla dei manuali, ti dicono, ma i manuali il cliente manco se li legge. Dici. Sì, è proprio così. Purtroppo è sempre di più così, e penso che il motivo è un po' quello che aveva detto Claudio, cioè che i manuali sono diventati un po' sterili, un po' brutti, non facili da leggere, illustrazioni brutte, non c'è un minimo di interrelazione con il lettore. I problemi che riscontro quotidianamente, analizzando un po' quelli che sono i manuali, è che si riproduce sempre il parlato naturale e quindi purtroppo parliamo di cose tecniche e non ci sta bene il parlato naturale, proprio per niente. Poi mancano le informazioni che servono, perché spesso le Sì, informazioni che spesso. servono sono in altri punti, non sono sul manuale. Il manuale è una serie di avvertenze per pararsi il culo, però mancano i pezzi di ricambio, mancano i tempi di manutenzione quelli veri, mancano gli schemi quelli veri. Quindi, Sì, cosa lo diciamo consumi a fare che. se è scarno? Lo prendi e lo metti nell'amministrazione, no? Capito? Sì, non è uno strumento utile a chi deve lavorare se è fatto così. Diciamo che un po' da quello che mi ha raccontato il Babbo, perché io ancora, quando c'era la prima direttiva macchine, ancora non ero nato,
diciamo che è sempre stato un po' un adattarsi, cercando di arrabattarsi su quello che dice la direttiva, e non si è mai purtroppo arrivato a quello che invece era l'obiettivo della direttiva, dare un'informazione chiara e precisa. Perché? Magari vediamo, durante il webinar si capisce. Faccio io la domanda. Riccardo, allora io mi sono stufato di vedere il manuale come fermaporta. Se volessimo rendere il manuale utile, cioè renderlo un valore economico che vale come servizio e mi permette di far vendere la mia macchina a più soldi, perché poi alla fine di quello parliamo, e quindi di consegnarlo prima del collaudo, che col manuale si impara a usare un po' la macchina, eccetera, eccetera. Come si fa? Ce lo racconti tu? Allora, molti mi dicono, come fai a fare un manuale? Allora, non è facile farlo un manuale, chiaro, bisogna avere un minimo di competenze tecniche. Sta di fatto che è uscita anche da poco una nuova norma che appunto cerca di inquadrare quelli che sono i comunicatori tecnici, ma questo è un altro discorso. Come fare un manuale? Il manuale bisogna che segua per forza delle norme, e non possiamo inventarci quelli che sono i nostri bisogni del momento o quello che ci capita, no. Bisogna seguire una struttura ben definita, cercare di scrivere in una maniera ben definita, cercare, come dicevi te, di utilizzare più illustrazioni possibile, perché alla fine non dico di arrivare al metodo IKEA, che è molto più adatto magari in quel mondo lì del mobile, non tanto in un mondo robotizzato, però cercare di sfruttare il più possibile le illustrazioni. Tant'è vero che io dico sempre un'illustrazione vale più di 1000 parole, e quindi perché non utilizzare illustrazioni? Ma quindi un'illustrazione sarebbe anche un'immagine 3D? Sarebbe una foto della macchina con delle freccettine? Un omino figurato che fa qualcosa? Non per forza qualcosa di costosissimo, basta avere in mente che quell'illustrazione renderebbe 5 traduzioni. Esatto. Perché poi è proprio il problema che i miei clienti costruttori non vendono solo in Italia, anzi vendono poco in Italia e tanto nel resto del mondo. L'immagine non sa tradurre. E ti guardano e ti dicono, ma io non posso tradurre in 40 lingue. Cioè, poi uso un software che non so, come faccio a controllare se quella traduzione va bene? Io mica so la lingua dell'Azerbaijan, dell'Uzbekistan, perché sono questi nomi strani nei paesi lontani, no? Cioè, è il nostro problema. Ti dicono, guarda, io la macchina l'ho finita oggi, l'ho spedita domani, la spedisco domani, non è che c'ho tempo di mettermi qua a fare le foto di tutti i sensori che ci sono dentro, che domani a fine mese la macchina deve andare via. Quindi altra osservazione potrebbe essere questa, oppure guarda che sì, per fare questa cosa mi ci vorrebbe il tecnico, quello che ha installato la macchina o che l'ha progettata, ma il tecnico quando l'ha finita una si butta su quell'altra, non è che può star qui tempo da dedicare a fare queste cose. Quindi, oppure è già là, il tecnico è là a montare la macchina, esatto, è qua. Esatto. E tu come rispondi? Sì, è un po' quello che succede quotidianamente, e la risposta diciamo che bisogna un po' slegarsi da quelli che sono le tradizioni, cercare di andare verso il futuro. Il futuro cosa dice? Il futuro dice sempre di più il 3D, un po' la rivoluzione digitale ci sta spingendo su questo, un po' è stato dal 2D al 3D, adesso stiamo muovendo più verso la realtà aumentata, i video e compagnia bella, quindi cercare di sfruttare queste cose. L'altra cosa che dicevi tu, Fabio, è il tecnico non ha tempo, ci sta ed è vero, forse ci sta anche che non sia il tecnico a fare il manuale, perché molte volte, un po' anche parlando nelle diversi incontri che abbiamo fatto, abbiamo visto che per un tecnico fare il manuale è un po' noioso anche, cioè per uno che progetta, mettersi lì a scrivere il manuale è un po' come dire, dai, fai qualcosa, scrivici qualcosa, un più o meno. Non è così, ci sono delle figure, appunto, come dicevo, che scrivono in maniera tecnica, ma che sia comprensibile anche alla classica signora Maria che legge per la prima volta il manuale. Quindi cercare di trovare la figura giusta, trovare le tempistiche giuste. Adesso con il 3D non dico che siamo a pari di quello che abbiamo in progettazione, ma poco ci manca.
Sì, c'è da dire, per esempio, una cosa classica nel mondo delle isole robotizzate è che tipicamente, insomma, la stragrande maggioranza degli sistemi integrator, coloro che costruiscono gli impianti, fanno macchine quasi uniche, cioè no, sono sempre macchine progettate ad hoc per la specifica esigenza, per lo specifico cliente, quindi sono sempre un po' costruite quasi da zero. È vero che ci sono sempre dei mattoncini, no? Il sistema integrator mette insieme pezzi, perché sostanzialmente il robot è robot. Come si usa un robot? È sempre quello il modo in cui si usa. Quello che poi dopo vedo che, insomma, anche nelle passate esperienze, che quando io facevo il tecnico e quello dei manuali veniva da me e mi diceva: guarda che mi devi scrivere come tu hai scritto il software, che cosa bisogna pigiare su un'unità di programmazione del robot per fare questo, per fare quell'altro. E mettermi lì a scrivere io la vivevo come una tortura in un certo senso, come stavi dicendo tu, no? Però, insomma, magari si possono utilizzare metodi diversi, no? Modi diversi per fare in modo comunque di ottenere un risultato buono. Secondo te, quali possono essere questi modi? Allora, un po' riconducendo quello che dicevamo prima, allora in Italia produciamo praticamente totalmente customizzati, quindi non c'è una macchina uguale all'altra, quindi lo stesso vale per i robot, non esiste una linea robotizzata uguale all'altra. Come Giusto. si funziona? Strutturare il manuale, bisogna strutturare il manuale in una maniera modulare, nel senso creare tanti moduli che posso riutilizzare in diversi tipi di linee robotizzate, quindi magari, non so, tu mi dicevi prima magari un tastatore, più o meno è sempre quello, quindi dividere quel modulo tastatore che sia un mondo a sé stante. Poi tutti mi dicono, bene, una volta che ho creato tutti questi moduli, come faccio? Io utilizzo un programma di editing grafico comune, non faccio nomi, e faccio dei copia e incolla. No, non è così, bisogna utilizzare dei programmi professionali che mi permettono appunto con il sistema Book, per chi vuole capire qualcosina, un'idea ce l'ha, in modo che creo un libro composto da tanti moduli che interagiscono tra loro, quindi se lo sposto all'inizio, alla fine o a metà, non cambia niente. Facendo col copia e incolla, andando a mettere tutto in un calderone unico, succedono dei disastri. Ecco, Che secondo me altro? questo è un elemento, secondo me. Guarda, io ti dico, dalla mia esperienza di aver vissuto, adesso in realtà sono un po' di anni che insomma, non vivo più dentro il sistema integrator, però come dicevi tu, io mi ricordo sempre che sono tutti dei grossi copia e incolla fatto con un editor di testo, insomma, o quel che l'è. L'uso di un software specifico per fare manuali, io personalmente all'interno di tutti i sistemi integrator che ho visto, non l'ho mai visto. Mia esperienza personale sicuramente limitata, specifica, okay, che sicuramente è cambiata negli anni, perché l'ultima volta che io ho lavorato da dipendente all'interno del sistema integrato era ormai 5 anni fa, quindi voglio dire, magari le cose sono cambiate. Vabbè, non è Quindi tu cambiato sei dicendo niente. l'utilizzo di un software che magari avrà anche i suoi costi, ma l'utilizzo del software ti aiuta a essere più efficiente, a riutilizzare di più i manuali e a farlo diventare più un'attività, insomma, gestibile piuttosto che dover andare a copiarsi le robe in giro con tutti i problemi conseguenti. Capito? Capisco bene. Esatto. Vai, Diciamo ecco. che ti rompo un secondo, Riccardo. Avere un software che ti fa le ancore ti evita i refusi. La classica cosa che trovi nei manuali, quelli fatti con Word o con OpenOffice, Certo, che dove poi ti cambia il testo perché tiro rimangono l'immagine. i refusi delle altre macchine, ti mangono le foto delle altre macchine. E quello è un disastro poi quando sei in dibattimento, perché dici, ma quella foto lì non c'entra con la macchina che ho consegnato, però è ancora lì. Perché poi fai tutto di fretta, l'ultima cosa, tu inizi a pensare al manuale dopo che hai spedito la macchina e non puoi più fare le foto perché la macchina è già partita. Quindi c'è quel problema. Il problema dei software invece quando li trovo è quando non c'è testa di come li usano. Sono tanti rettangoli vuoti dove non hanno completato le paroline che mancano, perché non è che il software è completo. Cioè il software è un bellissimo strumento, ma se usato con L'ho testa. usato bene, certo. Capito? Perché sennò. E la cosa che mi dice sempre Riccardo è: se tu scrivi con testa, diminuisci le parole. Se diminuisci le parole, diminuisci i costi di traduzione. Se diminuisci i costi di traduzione, puoi spendere più soldi in altro e diventi più efficace ed efficiente e utile. Si vede. Se invece per la stessa cosa usi 5 parole diverse, poi il traduttore sclera a trovare 5 parole diverse perché lui immagina ci siano 5 significati. Invece sono solo 5 refusi, magari.
c'è questo problema. Hai toccato proprio il punto dolente, diciamo che il problema dei manuali è questo, nel senso il copia incolla in Word, che purtroppo è così, e cioè Word va bene per fare certe cose, non per creare un manuale fatto bene, specialmente se è una cosa molto articolata e complessa. Diciamo che esistono tre dimensioni. Uno è quello per i programmi di realizzazione delle illustrazioni. Uno è il programma per la realizzazione del testo, del contenuto, molti lo chiamano CMS, e l'ultima parte è il programma per l'impaginazione definitiva di tutte queste cose. E il metodo, diciamo, migliore è quello di crearsi un CMS, quindi un contenitore di contenuti, di frasi, in modo da utilizzare come se fossero dei mattoncini Lego. La composizione del manuale è composta da tanti mattoncini Lego che mi creano poi la struttura. Se un mattoncino Lego, ad esempio, svitare la vite, un mattoncino, secondo mattoncino togliere il riparo, va bene all'inizio, a metà, alla fine di una regolazione, di una sostituzione. Quindi questi mattoncini riutilizzati mi permettono di avere prima di tutto un calo della quantità di frasi da tradurre, e poi comunque è più facile tradurre, perché scrivere col parlato naturale purtroppo non si sanno alcune regole di grammatica, come ad esempio l'utilizzo dei verbi. Non tutti i verbi dell'italiano esistono in tutte le lingue. Quindi andare a scrivere in una maniera non corretta poi dà il modo al traduttore di interpretare, e l'interpretazione 99% delle volte è sbagliata. Quindi molte volte mi succede che mi dicono io di manuali li traduco di continuo, ma tanto so che non li legge nessuno perché sono scritti male. Il problema nasce alla radice, il problema nasce dall'italiano. Certo. Okay. Perché in effetti una delle osservazioni fondamentali, soprattutto in Italia, che ho visto, è questa, cioè il manuale, come un po' diceva, anche faceva vedere un banner prima Claudio, è vissuto come un costo, quindi sì. No, me più risparmio, già che in questo periodo, vabbè, insomma, è sempre difficile riuscire a rimanere all'interno dei costi, la competizione è altissima, se devo cercare un posto dove risparmiare, nella mentalità di tanti costruttori c'è il manuale. Ok, sì. Però effettivamente da come stai dicendo tu, se il manuale lo facciamo e lo viviamo in un'altra maniera, è sicuramente la metodologia diversa. Di fare il singolo blocchettino, come dicevi tu, minuscolo, tipo svitare la vite, effettivamente questa roba poi la usi sempre, no? Togliere il riparo, anche questa roba qui, no? Non è che deve essere robe mega mattoncioni che poi dopo non saprai mai come riutilizzare. In futuro, no, anche perché esistono proprio anche delle regole che sono gli indici di leggibilità, che danno proprio un grado di leggibilità di quello che uno scrive. Se è troppo lungo, ci sono delle formule che magari faremo un altro webinar o altre cose, dove mi dice se la frase è leggibile a un confronto con una persona che ha fatto ingegneria come noi, con una persona che ha fatto magari solo le superiori, con una persona che ha fatto solo le medie. E ovviamente più la frase lunga è articolata, più una persona che non ha istruzione fa fatica a comprendere. Però con la macchina potrebbe andare benissimo a una persona in mercati emergenti che non hanno i nostri gradi di istruzione. Non si possono escludere queste persone, anche perché così vorrebbe dire tagliare la sicurezza. E Claudio ci insegna benissimo che la sicurezza non può essere bypassata. E comunque basta andare a Vicenza e lo prende un qualsiasi operaio interinale appena arrivato. Neanche bisogna. Il problema dei manuali. Veneti per piacere. Il problema dei manuali è che non ti spiegano come usare la macchina. Quando tu devi imparare a usare una macchina, tu non guardi sul manuale perché sai già che perdi tempo. Quando invece lo scopo del manuale sarebbe quello. Invece, per imparare a usare la macchina, lo fai per affiancamento. Lo fai con le procedure, è una cosa che crei dopo, lo fai con dei video, lo fai con... E quindi quel grado di dettaglio che ti permetterebbe di imparare a usare la macchina costa troppo da mettere nel manuale, nessuno te lo paga. Ed è quel il peccato originale, quella cosa lì. Quindi se si trova il modo di trasmettere l'informazione di come settare un robot, di come prendere la posizione giusta del robot per verniciare bene, per fare un esempio. Certo. Come usare il software Fanuc per fare le cose al posto che Siemens o
come se si blocca la serratura, cosa fare, no? Sto facendo degli esempi, ogni quanto lubrificare, ogni quanto cambiare i cuscinetti, come smontare il cuscinetto, come rimettere il cuscinetto, non c'è mai quel dettaglio lì. C'è solo scritto cambio i cuscinetti ogni 8 ore. Come si fa? Uno se lo deve inventare, uno già lo deve sapere. E questo toglie la credibilità. E quindi neanche lo guardano. Cosa per... è un documento obbligatorio che deve avere dalla parte del cuore, no? E quindi nascono i manuali gratuiti. Cioè quelli che fanno un tanto al chilo, tanto è a fine di un altro incarico e si fa per averlo, lo si fa formale, non sostanziale. Sì, cioè, molte volte è quello. Cioè io devo... mi trovo a combattere un po', io do un manuale per sopperire a quello che mi è chiesto dalla legge, ma in realtà non si comprende che alla fine quando tu consegni una, in questo caso nell'isola robotizzata, che cosa gli dai al tuo cliente? Gli dai l'isola robotizzata e il suo manuale, quindi ci sono queste due cose che tu che fornisci. Se una di queste due cose, tu potrai aver fatto benissimo l'isola robotizzata, ma se il manuale è scritto male o non è comprensibile, non dai valore a quello che hai fatto. E quindi il tuo cliente dice, sì, va bene, l'isola robotizzata, però ragazzi, cioè, per usarla è difficilissimo, bisogna che mi dai una mano. Il valore aggiunto è proprio quello. Secondo me qua ci sono diversi aspetti, perché magari faccio, scusate, mettendomi sempre il cappello del costruttore di macchine. Allora, domanda numero uno a Claudio. Ma se io ho un manuale fatto male, che cosa può succedere? Allora, se è veramente pessimo e sono veramente incazzato contro il costruttore, posso usarlo per invalidare il contratto. Perché in Italia la vendita è fatta come appalto, non come vendita secca. Ho 60 giorni per accorgermi di un vizio della fornitura. Il manuale è un vizio palesissimo. Chiami uno come me, ti trovo tutte le mancanze. Ed è sempre pieno di mancanze. Perché alla fine la direttiva macchina non è neanche puntato, c'è l'174, tu dici tutto quello che manca, tanto le cose che mancano sono sempre le stesse, e quello è un ottimo modo per non pagare il saldo, per farti un esempio. O per posticiparlo, insomma, perché poi dopo il costruttore può sempre correre, ripare, tra virgolette, sistemare. Ma normalmente quando non vuoi pagare, vuoi invalidare il contratto, è che non funziona la macchina. Siccome non sei contento, cerchi tutte le scuse formali, perché tu dici mi hai abbandonato, mi hai consegnato la macchina, non so farla funzionare, mi hai abbandonato come un pincone, sono arrabbiato nero. Perché a volte questo mi hai messo i tecnici a insegnarmi, ma chi costruisce le macchine spesso non sa usarle, sa costruirle. Uno che costruisce macchine che fanno il TNT, a meno che, vabbè, adesso col Covid lo producono anche, però al tempo non si mettevano a produrre, non sapevano tutti i problemi del produttore. Uno che si mette a fare le macchine per la pernice, c'è un mestiere, c'è chi la usa e c'è chi la costruisce, no? Quindi spesso l'affiancamento è un po' insufficiente per chi compra. Cerca sponda nel manuale, magari il manuale viene consegnato 2 mesi dopo, perché c'è anche quello, no? Come cattiva abitudine. E poi c'è anche in realtà il problema del, che in realtà è un problema originale, questo qui insomma è sempre dato il fatto che in realtà le macchine sono proprio difficili da usare, quindi no, questo rende poi dopo il fatto stesso di rendere una macchina semplice da usare, poi dopo oltre che essere più comoda per il cliente, ti rende anche un po' più semplice la parte di scrittura del manuale stesso, quindi del manuale. Ma a questo punto, per esempio, adesso ti mutuo un'esperienza mia. Per un periodo ho lavorato in Germania. Ma in Germania, per esempio, questa questione dei manuali viene gestita con maniera un pochino più attenta, forse un po' per mentalità, ma anche forse perché viene richiesto di più, probabilmente. Il manuale scritto bene aiuta ad avere meno rotture di scatole al momento in cui, a parte che ci vuole comunque la formazione, che però vabbè, è un altro capitolo, ma è chiaro che la formazione manuale sono robe che si parlano, però è un altro capitolo. Scritto un bel manuale, io mi ricordo i miei colleghi tedeschi che quando chiamava il cliente dicendogli guarda, spiegami come fare questa cosa, gli dicevano è scritta sul manuale, se vuoi te la vai a leggere sul manuale, altrimenti se te la devo spiegare o se ti devo mandare un tecnico per farla io, mi paghi. Questa roba qua, quando io ancora quasi 15 anni fa lavoravo in un'azienda e facevo l'assistenza, non potevamo farla, perché siccome non era scritto da nessuna parte, probabilmente non avevi fatto neanche una formazione sufficientemente completa per poter dire lo dovresti saper fare,
l'unica alternativa era o passare tantissime ore al telefono oppure prendere la macchina, prendere l'aereo, prendere l'elicottero e andare dal cliente e risolvere il problema direttamente, con ovviamente enormi costi. Sì, allora Fabio, ti rispondo un attimo, mi sono preso due punti. Allora, quello che dicevi che in Germania è più sviluppata questa cosa è assolutamente vero, e direi che in Germania sono i leader su questa cosa qui. Nel manuale per loro è fondamentale, non esiste altra... l'importanza di una macchina fatta bene è al pari di un manuale fatto bene per loro. Per quanto riguarda la formazione, ti dico che io ho esperienza che i nostri clienti utilizzano il nostro manuale con delle slide, ovviamente non prendono tutto, per insegnarlo, proprio insegnare alle persone come utilizzare la macchina. Questo si lega col fatto che tu dicevi che esistono procedure o manuali difficili. In realtà non esistono manuali difficili o macchine difficili. Il difficile sta da parte di chi fa il manuale, in questo caso il mio, ma dall'altra parte potrebbe essere anche qualcuno all'interno dell'azienda o cosa ne so, e creare una frase e una fase. Questo è fondamentale. Invece vedo che molto spesso si tende a fare... Aspetta, cosa che non l'ho capita, la frase e la fase? Cioè, praticamente quando scrive il manuale, lo dice anche poi anche la norma, non è che mi ho inventato l'acqua calda, dice che quando spiego qualcosa, vabbè, innanzitutto che le illustrazioni dovrebbero essere a fianco quello che è le fasi operative. Questo mi aiuta molto nella lettura, perché leggo e guardo. E l'altra cosa è utilizzare una frase per una fase, smontare il riparo, togliere la vite, non... prima di entrare nella macchina, premere il pulsante di sicurezza per arrestare la macchina, aprire il riparo, togliere la vite, no, frasi così discorsive non creano appunto il manuale difficile, perché il cervello deve ragionare in tutte le varie fasi e non riesce a fare immagazzinare tutto in una volta sola. Questo è il problema, non esistono manuali difficili. Più che altro sarà difficile reperire le informazioni per scriverlo. Perché io quando vado a volare una macchina non è che so esattamente come funziona, mi faccio mostrare come funziona, intervisto l'operatore, cioè come funziona, ma sì, da lì... questo è fondamentale. Noi per fare un manuale comunque, allora di solito per le prime macchine si fa sempre un rilievo, cioè vai sulla macchina, te la fai spiegare, ti fai dire tutte quelle che sono le varie cose da registrare, da cambiare, da controllare, questo è fondamentale. Poi è chiaro che con la consapevolezza di quello che è la macchina, piano piano non c'è più bisogno di andare sulla macchina. La cosa in più è anche il 3D. Se io ho un 3D completo, riesco più o meno a capire già a priori quali sono le regolazioni, le sostituzioni, le manutenzioni. Se non ho niente di 3D, è obbligatorio per forza andare sul posto e parlare. Riccardo, mi chiedono quali sono le cose che solitamente mancano nei manuali. Prima lo dici tu, poi lo dico io. Vediamo se sono le stesse, perché questa è una domanda che arriva... Ok, allora, le cose sono... Poi ti dico io cosa sono le cose che più gli dà fastidio scrivere al costruttore della macchina. Vai. Ok. Vai Riccardo. Ah, no, che devo dirli io? No, parti. Allora, quelle cose che mancano di solito di più sono quelle che sono gli intervalli di manutenzione e come si fa la manutenzione vera e propria. Molte volte mancano, specialmente nell'alimentare, quali sono le procedure di igienizzazione e pulizia, non sono scritte o non sono scritte chiaramente, i tipi di oli e lubrificanti da utilizzare, di solito macello, poi tasto dolente è sempre la questione, i ricambi. Quando si scrive utilizzare ricambi originali, non è scritto a caso, quindi... quando molte volte mi dicono ma lo devo scrivere per forza, ma quel ricambio costa molto, come fa? Ragazzi, però è così, se io compro qualcosa che non è stato progettato per quello che è stato pensato, qualcosa non funziona. Provo io. Cosa manca di solito ai manuali? Allora, sulla manutenzione stendiamo un velo pietoso, perché non è solo che mancano i ricambi, manca come mettere i ricambi, manca come devo cambiare uno stampo e sotto c'è la fossa, che pedana metto, come l'appoggio, quanti dobbiamo essere, che luce, e in che posizioni. E questa cosa qua di solito la fa l'RSPP, lo fa l'utilizzatore, il responsabile della sicurezza che usa la macchina, dovrebbe farlo il costruttore.
oppure manca sempre, uno si fa male, come lo tiro fuori? Uno ha un malore dentro una fossa, dentro una stanza, sopra una scala, sopra una pedana, come lo tiro giù? Uno rimane incastrato con un braccio dentro due rulli, sto pulendo con lo straccetto un rullo pieno di colla e la mano mi finisce dentro, come la tiro fuori, povero Cristo? Esempio tipico, no? Oppure mancano le procedure di come faccio ad andare a uomo presente? Cioè, io devo lavorare con la macchina che va piano piano, in che condizioni, che cosa devono saper fare, chi lo può fare, perché si può fare, manca tutto il dettaglio. C'è solo una specie di cappello che dice la macchina è fatta più o meno così, perché anche lì non è chiaro come è fatta la macchina, non c'è il layout della macchina, c'è una foto. E la macchina è fatta più o meno per fare quella lavorazione, non esattamente quella. È tutto un po' troppo generico, per cui è facile inficiare e dire guarda non parli esattamente. Poi le foto spesso sono di altre macchine, non di quella che mi hai consegnato, si dice foto ad esempio. Non si mette la foto giusta perché non ce l'hai la foto giusta, perché la macchina l'hai montata dall'altra parte d'Europa e non è uno che è andato lì e ti manda la foto via WhatsApp, capito? E ti scende la definizione, no? E poi c'è il segreto industriale, tu non vuoi, tu sai che il manuale gira e tu non vuoi che le tue informazioni girino, ti dà fastidio, quindi meno scrivi meglio stai, tanto nessuno lo legge, nessuno lo contesta, nessuno lo usa, spieghi tutto in camera caritatis, io la vedo così. Tu Fabio? Io invece la vedo che la parte più noiosa che viene sempre evitata è del proprio come si usa. Perché ti faccio un esempio classico, no? Il più semplice delle isole robotizzate che possiamo immaginarci. Nastro d'alimentazione, sistema di visione, il robot prende il pezzo, lo carica su una macchina, lo scarica e lo mette sul nastro. Con questa tipologia di macchine, puoi fare una quantità di cose enorme. Quindi uguale pinza, uguale sistema di visione, uguale nastro di scarico, uguale tutto, ok? Su questa cosa qua puoi fare tantissime cose, cioè puoi fare cicli differenti, puoi fare semplicemente, che ne so, la presa con visione, la presa senza, ci sono moltissime variazioni. Quindi lo scrivere, per esempio, come si può fare la manutenzione del nastro trasportatore o come si fa la calibrazione della telecamera di visione, sono procedure, come diceva un pochino prima Riccardo, tendenzialmente abbastanza standard, per cui quelle non preoccupano più di tanto, no? Alla fine sono elementi. Ma poi come tu devi interagire come operatore con quella macchina lì, come si fa a farla partire, cosa devi fare se succede una roba, ma nel ciclo proprio di lavorazione, non nel caso di infortunio o non nel caso, come diceva giustamente Claudio, che quello è un po' più suo focus, ma no, come funziona proprio dal punto di vista dell'operatività, no? Cosa succede quando mi manca un pezzo e il robot aspetta, oppure cosa devo fare se il robot sbatte da qualche parte? Ho classiche cose di operatività. Questa informazione chi le ha? Le ha proprio il tecnico che installa la macchina, no? Tipicamente. Quindi colui che va dal cliente, lo fa funzionare, poi magari oltre a come era la macchina nel momento in cui l'abbiamo collaudata prima di spedirla dal cliente, il cliente mi chiede la modifica, mi chiede l'aggiunta, mi chiede la cosa che io per non avere scocciature gliele faccio, e quindi poi dopo mi trovo con la macchina che gli ho anche fatto delle modifiche mentre era in fase di installazione, ed è chiaro che tutte queste cose qui il tecnico, una volta che te l'ha spiegata a voce senza nessun'altra forma di riferimento, ciao, se l'è persa. Infatti una delle cose dimostrazione di questa roba qua è che il 100% dei clienti chiedono il numero di cellulare del tecnico, perché il numero di cellulare del tecnico è l'unica soluzione a tutti i problemi che ci sono, chiaramente, no? E invece tutte queste soluzioni dovrebbero andare scritte dentro il manuale. Però non aspetta, è che devono essere collegate al cellulare del tecnico, perché il problema è che, allora, è come gestire la commessa nasce tra il commerciale e l'ufficio tecnico. Poi pian pianino si evolve questa commessa, evolvendosi cambiano le richieste, ma queste richieste non vengono sempre verbalizzate nel fascicolo tecnico, e il fascicolo tecnico è il manuale, è riassunto del fascicolo tecnico. Se già non fanno in modo completo il fascicolo tecnico, non fanno neanche il manuale in modo completo, cioè il problema è a monte. Spesso i manuali sono copia e incolla degli altri concorrenti.
Questo nel mondo delle isole robotizzate l'ho visto poco, perché tendenzialmente sono sempre macchine un po' originali, per cui copia e incolla dei concorrenti proprio, almeno nella mia esperienza. Le isole robotizzate è sempre una rete, due robot, due nastrini, una carica, una scarica. Dai. Il manuale semplicemente ti dice: guarda, sono due robot, ti cambia il nome della marca, ti dice centro di lavorazione, metti il nome della marca, due nastrini, quattro reti, una marcatrice, un'equilibratrice, quella è un'isola. Allora, quello è vero che c'è l'elenco dei componenti che però dopo non si capisce come interagiscono, non si capisce come vanno usati. E questo è vero. Fa riferimento ai manuali dei componenti. Tu dici, ma guarda, guarda la Dosan, guarda la marcatrice, guarda il Fanuc, guarda il Cucca, cioè, e fanno tutti riferimento agli altri manuali. Ma quindi come possiamo fare? Più che altro butto lì un no, c'è una domanda, vai. È un commento più che una domanda. L'istituto industriale è una supercazzola per dire guarda, sto copiando dagli altri. Sì, questa cosa qui, riconducendo un po' quella che era la domanda e anche questo commento, è assolutamente vero. Io infatti mi sono scritto che, allora, non è tanto quello che manca, ma quello che trovo in più, che è superfluo, che non è inutile. Quello che è, che dicevi tu Claudio, le foto di una macchina simile o qualcosa, allora, la direttiva dice, le norme dicono chiaramente che il manuale dovrebbe rispecchiare esattamente l'effettiva configurazione della macchina. Se io vado a mettere 1500 variabili, il lettore va in panico. Oppure addirittura, alcuni mi dicono, guarda, non metterci gli optional, oppure non metterci queste variabili, perché poi i clienti mi dicono, ah, come mai non c'è questa parte nella mia macchina? Non me l'hai venduta? Non me l'hai data? Come mai non me l'hai data? Quindi c'è anche un risvolto commerciale. Bisogna stare attenti, è sottile quella linea di metto o non metto. Noi diciamo sempre, mettiamo quello che è l'effettiva configurazione della macchina. L'altra cosa è mischiare i tipi di utilizzatore. E Claudio credo che sappia bene, abbia letto molto bene in molti manuali che l'utilizzatore e il tecnico esperto molte volte vengono mischiati e quindi succede che l'utilizzatore si mette a fare cose che non ha formazione e poi succedono gli incidenti come sentiamo quotidianamente e questo è un grossissimo problema. Diciamo che c'è operatore che può essere chiunque, c'è manutentore che può essere chiunque. Però in teoria c'è il manutentore del costruttore, c'è il manutentore dell'utilizzatore. Poi lo puoi scindere l'utilizzatore al manutentore elettrico, il manutentore meccanico, il capo macchina che fa le lubrificazioni, le cose banali, poi c'è quello che fa l'attrezzaggio, quello che fa il settaggio. Certo. Ma non, a questo livello di dettaglio non l'ho mai visto il manuale perché nessuno glielo paga, capito? Mi dispiace purtroppo che non facciano così. Noi lo facciamo, ma perché non è che abbiamo voglia di farlo noi, perché seguiamo quelle che sono le norme e le direttive e purtroppo o per fortuna ci sono. Ma io vorrei, se possibile, ho visto, cioè negli anni, insomma, mi è capitato di vedere delle cose, adesso Riccardo non ne abbiamo parlato prima, io la butto lì, magari vediamo. Nel senso che mi è capitato di vedere situazioni in cui ma le ho fatte anch'io in realtà, quando devi spiegare qualcosa al tecnico, per esempio, come all'operatore, come fare una determinata operazione, per esempio, selezionare la tipologia di programma che vuoi fare, di ciclo che vuoi fare, ok? Ci sono un po' di tasti da premere, una sequenza, qualche domanda a cui rispondere e così funziona. Io ho fatto, ma ho visto anche fare video, cioè io con il mio cellulare, mentre te lo spiego, faccio il video di quello che sto facendo. Allora, domanda, sicuramente è una roba utile, nel senso che poi, vabbè, uno potrebbe anche farlo morire così il video, darlo, ok. Ma secondo te, Riccardo, può essere utile magari dal video tirare fuori, che ne so, una serie di immagini, descrizioni, qualche cosa che poi qualcun altro in un secondo momento può andare ad integrare all'interno del manuale? Potrebbe essere magari un modo, perché io questa storia dei manuali da chi vive all'interno degli integratori l'ho sempre vissuta un po' come, no? Conflittuale, difficile, come abbiamo detto finora. Magari se riusciamo a dare qualche suggerimento pratico e insomma come questo, no? Magari ne avete in mente altri voi,
che possono aiutare i costruttori a dire: guarda, ok, come faccio a fare un passo avanti, ovviamente in maniera senza stravolgere quello che faccio già. Io già mi sono portato a casa il fatto che i manuali non si fanno con Word, ma si fanno con un software. Per me già, secondo me, è un bel passo avanti. Però questa idea del video, secondo te, può aver senso? Sì, assolutamente. È un po' quello che sarà il futuro. L'industria 4.0 ci insegna poi anche questo, nel senso che già molti miei clienti fanno che quando viene fuori un allarme, molte volte o c'è il manuale installato a bordo macchina, lo visualizzi dal pannello operatore, oppure c'è proprio un video che puoi vedere, magari mettono un QR code, un qualcosa che ti rimanda a quelli che sono i video. E so di realtà grandi italiane che utilizzano molto questa cosa, utilizzano delle piattaforme dove mettono i loro video e spiegano come fare quella procedura. Allora, lì un attimino bisogna stare attenti, nel senso che una procedura fatta col cellulare così è un po' grezza, nel senso che poi ci potrebbero essere problemi di luce, e l'altro problema è che magari il tecnico parla troppo in tecnichese e faccio fatica a capirlo. Io suggerirei di utilizzare, se si ha, sempre il 3D, e le tecnologie ce lo permettono, creare dei video in 3D in pochissimo tempo e con software molto semplici da utilizzare. Quindi assolutamente sì, il futuro è quello. Io dico che il futuro è quello. Io mi inserisco se invece è una macchina vecchia, di cui non è il manuale, ti manca tutto, il video è una bomba. Tu ti metti lì con l'iPhone. Prima intervisti l'operatore che sa come si fa e ricostruisci delle informazioni che non riusciresti mai a scrivere. Sì, quindi le due cose: se devi fare la macchina nuova, ha ragione Riccardo, se è una macchina vecchia o non ti mancano le informazioni, il miglior modo per come si dice, riprendere le informazioni è fare dei mini video con cui fai delle video procedure, con cui hai tutte delle informazioni, che è gli spazi, la luce, gli strumenti, gli utensili, il parlato, il come si fa, come dice nello scritto, non ci sarebbero mai. Ma sono due tipi di manuali diversi. Il manuale della macchina in uso e il manuale della macchina da vendere. Mi chiedo... Poi in realtà si può anche fare il passaggio, no? Io è vero che ho fatto il video, però magari, e io, come dici tu Riccardo, no? Io tecnico, parlo in tecnichese, ok... Però se questo video magari poi dopo lo prendi in mano uno come potresti essere tu, che tra virgolette lo traduce... Ah no, questo sì, forme... assolutamente. Cioè, ti dico, anche in tempi di Covid, non potendo fare i rilievi dai clienti, la soluzione è video. Cioè, mi mandano un video, 10 minuti delle procedure, me le mandano anche via WhatsApp, via Telegram, quello che è, e io traduco col 3D, oppure se non ho il 3D utilizzo le foto... Traduco quello che hanno detto loro in tecnichese in un manuale vero. Questo secondo me è un ottimo suggerimento. Cioè, io mi metto nei panni di quando l'ultima volta che ho lavorato da dipendente avevo questo problema qua. Questo punto qua, secondo me, mi sembra un ottimo... Non è detto che sia la strada maestra, no? Però mi sembra una di quelle cose che effettivamente può aiutare a rendere più efficace... questa roba, no? Perché i video alla fine ormai li facciamo tutti, li facciamo anche video stupidissimi, invece questi possono essere video molto utili e chiaramente capisco, no? È un po' come dicevi tu, il video sarebbe un po' come scriverlo in modo discorsivo, perché in realtà ci stiamo parlando sopra, poi da qui bisogna tradurlo in una forma che sia più... Esatto, sì, è proprio quello. È un po' come facciamo i nostri libri, alla fine. E poi è anche, cioè, è una voce di costo, ovviamente, purtroppo, Sì? È arrivata una domanda, perché si è aperta la tua risposta, gli puoi rispondere? La leggo. Allora, dunque, potete ripetere che software consigliate per scrivere i manuali? Allora, in che senso? Scrivere i manuali proprio il CMS o impaginare i manuali? Se è scrivere i manuali... Fagli l'elenco dei vari tipologie di software che esistono per fare un manuale. Ed è un esempio di software che un integratore può comprare e usare. Allora, dunque, io adesso faccio dei nomi, ma io non vendo questi qui, non sono rivenditore, io suggerisco questi, poi uno fa come crede, assolutamente. Allora, io dico che per realizzare le illustrazioni, se rimaniamo nel mondo del vettoriale, il top rimane sempre l'Illustrator,
oppure se vogliamo andare nel mondo del 3D, quindi creare illustrazioni a colori in 3D, che finalmente sarebbe anche ora, ci sono tanti programmi da SolidWorks, che c'è una parte dedicata per la manualistica, Solid Edge, stessa identica cosa, PTC, Alt, cioè più o meno sono simili, alcuni hanno vantaggi, altri hanno degli svantaggi, bisogna valutarli. Quello che invece per scrivere il manuale è il CMS, almeno che io sappia non esiste un CMS dedicato per ogni singola azienda, esistono tante software house che lo fanno, però è chiaro bisogna un minimo personalizzarselo. Tu ne hai uno tuo? Io ne ho uno mio, sì, uno mio che già ha tanti anni è stato, diciamo, uno tra i primi, tant'è vero che il Vabo vinse nel 98 un concorso a livello europeo su questa cosa qui, vabbè, andiamo avanti, e l'ultima parte è quello per l'impaginazione, anche qui, io dico InDesign, che è della parte di Adobe, però ce ne sono tanti altri che sono liberi. Quindi di essere è un insieme di software, non è un software, è un insieme di software. Per creare il manuale è un insieme di software. Quindi cioè, un insieme di software che fa tutto. Io ho tanti strumenti, a seconda di quello che devo fare uso lo strumento diverso. Quindi esatto. In realtà sono anche un insieme di figure, perché adesso tu parlavi di InDesign e di... Aspetta, hai detto il primo, aiutami. SolidWorks, Solid Edge, ce ne sono PTC, cioè PTC no, per fare immagini, mi dicevi, scusa, adesso mi scappa. È Illustrator per fare Illustrator. Mia moglie fa il grafico, usa Illustrator, usa InDesign, che con la tecnica mia moglie proprio non c'entra niente. Quindi sono anche figure di persone diverse, cioè proprio fisicamente persone differenti. Sì, diciamo l'unica differenza è sempre quando tiriamo la linea quanto tempo ci vuole per fare Illustrator, a parità Illustrator e un 3D tipo Solid Edge o SolidWorks o PTC, diciamo che ci vuole circa la metà del tempo, perché in Illustrator devo lavorarlo, devo colorarlo. Illustrator più lungo, la parte dedicata ai manuali del software che già si usa per progettare 3D è più veloce. Esatto. Okay. Adesso facciamo una domanda imbarazzante, perché ci vuole la domanda imbarazzante, Riccardo. Riccardo, puoi mandarci anche a camminare. Un manuale minimo e il massimo di che può costare? Cioè, come faccio a dire è un prezzo giusto, è una sola? Qua tagliamo. Allora, in tanti me la fanno questa domanda e la risposta è difficilissima, nel senso che le macchine, non ce n'è una macchina uguale all'altra. È un po' come andare dal concessionario della Mercedes, c'è la Mercedes che costa 30.000 euro. Tu sotto una certa cifra non ci andrai, capito? Beh, è ovvio, nel senso che dovrebbe essere proprio una macchina super mega semplice, che non c'è niente, non è pericolosa, non fa niente praticamente. Che non è una macchina, quindi capito, sì. Cioè tu dici, a seconda della difficoltà della macchina, cambia la forchetta di prezzo. Però andrà da non è tanto la difficoltà, io di solito mi faccio una scaletta degli argomenti, che sono di solito le regolazioni, le sostituzioni, le manutenzioni, in base a quante ce ne sono, do un valore a queste qui, e quindi ovviamente se c'è una regolazione, una sostituzione e una manutenzione, costa poco. Se ci sono 30 manutenzioni, 30 regolazioni, 30 manutenzioni, costa di più. Proviamo a dirne una, io faccio quello, vado su quei piedi su questa roba. Allora, io quando vendo una macchina devo fare un prezzo. Quando vendo una macchina mi invento il preventivo, ok? Nel senso che, vabbè, insomma, siccome sono macchine custom, si fa tanto ad esperienza, si fa tanto un po' a spanne, ci si prende dei margini, e arrivo, per esempio, una macchina che c'ha dentro due robot e costa 500.000 euro. Nel costo ci devo scrivere il manuale, ok? Ad oggi, ti dico, mia esperienza personale è forse 3.000 euro, ma proprio come grande costo, no? Si riesce a collegarlo al valore? Cioè, se una macchina vale 300.000 euro, che ne so, l'1%, lo 0,5%, si può fare un, secondo te, un collegamento così? In maniera tale che uno, quando fa l'offerta... Ho preso delle macchine standard. Cioè, tu dici, ti faccio un manuale tipico... E poi tu te l'arricchisci mano a mano. Cioè, non lo so. Sono domande un po' difficili. No. Nel senso che
Non so, abbiamo fatta, Claudio. Faccio allora. Fatica anche perché io non so mai quanto costa la macchina di cui vado a fare il manuale. Perché non, forse mancanza mia, probabilmente potrei farlo a livello statistico, però tanto per intenderci, diciamo una macchina automatica, diciamo che potrebbe fare le confezioni di plastica dove ci metto dentro da mangiare precotto e magari gli mette già anche la plastichina sopra. Il valore potrebbe essere di un manuale con il suo pannello operatore, con la descrizione delle schermate, con tutto quello che comprende il manuale completo, potrebbe essere una cifra dai 15 ai 20 mila euro. Quanto costa la macchina? Secondo me non costa meno di 300 mila euro una macchina così, però non lo so, potrebbe essere anche solo 200, non lo so. Questa è una domanda difficile. Ma no, il valore delle macchine che faccio io non lo so nemmeno io, non me lo dicono mai, cioè non è, quello effettivamente, neanche lo chiedo, devo ammettere. Devo rispondere a un commento. Scusate, io ho l'albero di Natale perché l'avvento inizia 6 settimane prima. Ok, ho 2 bambine di 3 anni e quindi ho l'albero di Natale. Giusto. E quindi sacramento l'albero di Natale, ok? Ciao Fernando. Ciao. Scusate, dovevo rispondere. Cioè, era allora, siamo a casa tua, per cui davvero. Invece ho una domanda per te, Claudio. Dimmi. Che mi hanno scritto e non riescono a scrivere in chat, non so perché, però te la pongo a te. Sì. Allora, dice, dove va messa la dichiarazione di conformità? Noi la mettiamo in copertina con un QR code, ma il cliente non la vede e poi si lamenta. È meglio inserirla nel manuale? Allora, nel manuale dovresti mettere una copia della dichiarazione di conformità o un trafiletto che dice quale direttive e norme tecniche rispetti. Questo dice la direttiva macchine. Io vi consiglio di mettere una copia della dichiarazione di conformità, vi semplifica la vita, soprattutto poi quando le perdono. E di solito si mette all'inizio, però è un di solito, uno lo può mettere dove gli pare. Non può essere che in tutto il manuale manchino le norme a cui fai riferimento, anche perché vi protegge. Dire io rispetto la direttiva macchina al posto che i dispositivi medici, perché ci sono delle macchine che sono a confine a seconda di come le uso, dove le uso, no? Oppure mi protegge se loro poi le usano in atmosfere esplosive e voi non l'avete fatta per la ATEX. Mi protegge a scrivere nel manuale quelle norme tecniche rispetto e quali no. Vi sconsiglio di scrivere norme tecniche che non rispettate interamente. Cioè, se tu rispetti l'80% di una norma, non la citare. Ce l'hai nel tuo fascicolo tecnico, ma sono fatti tuoi. Se la citi, devi rispettarla tutta. La dichiarazione di conformità dovrebbe essere consegnata anche a parte, con un file a parte, oppure un foglio di carta a parte, quindi una dentro il manuale e una a parte. A tutti i costruttori consiglio sempre di scrivere nel documento di trasporto che avete consegnato manuale e dichiarazione di conformità. Il cliente magazziniere non sa cosa sta ricevendo e firma che l'ha ricevuta. In questo modo il costruttore è assolutamente tutelato e l'altro non può dire non l'ho ricevuta perché è stato firmato che è stata ricevuta. Vi consiglio di darlo bilingue, la vostra lingua e la lingua del cliente, perché il tribunale poi, se litighi per soldi, è quello di vendita. Quindi se sei veronese e vendi in Germania, il tribunale di vendita è Verona, non è Monaco, a meno che non hai fatto degli accordi diversi in fase contrattuale. Perché tradurre manuale a uso forense è costosissimo ed è un vero casino. Detta proprio... Questi sono... Spero di aver risposto alla domanda. Era questa la domanda. Mi stavo allargando, poi ho pensato, no, fermati, sennò... Quindi, ecco, questo mi ha dato un ottimo spunto perché, per esempio, noi in Germania facevamo sempre i manuali di base in inglese, perché avevamo clienti internazionali, e poi dopo, nel caso di consegna in Germania, andava tradotto in tedesco, che poi era facile, perché voglio dire, è facile dall'inglese andare al tedesco. Questa cosa non va bene. No, cioè, è legale, ma ti prendi un rischio. Quindi è sempre meglio farlo nella tua lingua, perché lì di solito litigherai, e poi dopo tradurre. La tua lingua è quella del cliente, e il foro nel contratto è quello dove stai tu. Non è quello dove stanno loro, perché diventa una causa internazionale.
e quindi poi le carte devono essere fatte nella lingua del foro dove stai litigando, perché tu non puoi chiedere a un magistrato, a un avvocato italiano, certo, di capire il tedesco, certo, quello ti dicono, traduci, e ci vogliono i traduttori forensi, non ci vogliono i traduttori normali, e quindi la causa schizza come costi, no? E così hai, l'ho imparato dai costruttori, infatti i costruttori grossi ti mandano sempre il bancale col manuale lingua 1, manuale lingua 2, no? Io aggiungo anche che magari è il caso di mettere sempre in copertina la lingua originale in cui è stato scritto il manuale. Esatto, ha ragione lui. Molte perché volte manca. Quasi sempre. Perché il manuale, la lingua con cui l'hai pensato, ha un'attenzione diversa da quello in cui l'hai tradotto. Certo. Quindi questa è una cosa fondamentale. È arrivata un'altra domanda che questa volta rende scomodo a me. Claudio, invece, se volessi quantificare il costo di un fascicolo tecnico, e io rispondo, come ha risposto Riccardo, che dipende. Da cosa dipende? È molto difficile, c'è una leggera differenza. Dipende da... Allora, ci sono delle macchine standard, tipo un trapanino a colonna, che è una caspiterata, alle macchine ipercomplicate. Dipende se è in ufficio tecnico, se è strutturato, ci sono già tutte le informazioni del mondo e vanno solo organizzate, o se sei un artigiano e manca tutto. Cioè dipende dalla tua situazione, il prezzo cambia. Poi dipende se la macchina ha bisogno di un ente notificato o se la macchina non ha bisogno dell'ente notificato. Perché cambia molto se c'è l'autocertificazione o no, se bisogna interfacciarsi col TÜV, col Bureau Veritas, Intertech, eccetera, eccetera. Se è il campo farmaceutico, il cliente vuole un sacco di carta che un campo alimentare non vuole. Quindi è un grande dipende, ti parte dai 1.500 euro in su. Se uno ti chiede meno di 1.500 euro, non lo comprare. Quel consulente non va bene, non è serio. Perché un certo minimo di tempo di quello che ha studiato per imparare a fare il mestiere, quello che deve studiare le tue carte, quello che deve scrivere, lo deve dedicare. E se la macchina l'ha già fatta, è solo modificare documenti di altri. Ma comunque un certo tempo te lo deve dedicare, no? Quindi dai 1.500 in su. A quanto? Dipende, può arrivare a 20-30 mila euro, dipende di cosa parliamo, non è del tempo, del valore, della complessità, delle varie professionalità che bisogna coinvolgere, dei test che bisogna fare. Se io ho bisogno di una macchina, diciamo così, un montacarichi che va dentro un ascensore, è una macchina banale, ma va in un ospedale. E in quell'ospedale ci sono risonanze magnetiche. E quindi tutte le apparecchiature dentro il montacarichi possono rovinare la diagnostica per gli esami dei pazienti. Quindi devi chiamare un ente accreditato che ti faccia il test. Quanto costa? Perché poi il fascicolo tecnico e anche tutti i test che fai per raggiungere il fascicolo tecnico. Quindi dipende, destinazione d'uso, complessità della macchina, se l'abbiamo già fatto, che struttura hai, se le informazioni le hai già, se bisogna fare tutto da zero, da chi la vendi. È arrivata un'altra domanda. Non è obbligatorio mettere sulla copertina originale in lingua italiana e sui manuali tradotti, copia tradotta? È fortemente consigliato. Obbligatorio? Sinceramente non lo so, non ho mai guardato questo particolare, ma mi sa di sì. Però non lo fa quasi nessuno. Lo dice una norma, non è la direttiva macchine, quindi la norma è una presunzione di conformità. Se tu segui la norma, sei più tutelato nel caso ci fossero dei contenziosi. Quindi io suggerisco la guida della direttiva macchine lo dice, norma tecnica lo dice. La direttiva non me lo ricordo perché non mi è mai capitato un contenzioso sul copia tradotta. Però consiglio fortemente di scriverlo. Anche perché... Hanno e basta. Sì, non è... Soprattutto no. Quando fai copia conforme all'originale o copia non conforme all'originale. Ti cautela. È finita l'ora? Abbiamo ammorbato... Aspetta, un minuto. Volevo fare una domanda a Riccardo. Vedi che c'è la risposta? Versione originale. Carlo risponde. Sulla versione originale lo devi scrivere. Grazie Carlo. Vedi che abbiamo le persone che ci aiutano. Domanda, Riccardo, ma se io che sono un integratore voglio una volta per tutte risolvere il problema dei manuali e voglio esternalizzare completamente questa attività,
È fattibile? Posso evitare di avere al mio interno quello che scrive i manuali, che poi comunque lo fa come abbiamo detto finora, e completamente esternalizzare questa cosa o no? Nel senso, ognuno a casa sua fa quello che vuole. Questa è una domanda, un'altra domanda scomoda, nel senso che così mi stai mettendo un po' contro a chi lavora dentro nelle No, grandi no, realtà dove. No, allora, ovviamente sì, si no. può. In Germania, come ti dicevo, è così: il 90% è fuori, faccio far fuori, il 10% è dentro. In Italia è l'esatto contrario: il 90% lo faccio dentro e il 10% lo esternalizzo. Noi cosa diciamo? Noi siamo in grado di lavorare sia in collaborazione con qualcuno dentro, sia totalmente farlo noi fuori, a patto ovviamente che vengano condivise le informazioni, che sennò senza informazioni non si va da nessuna È parte. ovvio. Quello che dico io è che secondo la nostra esperienza bisognerebbe avere un po' il polso di quelli che sono i costi. Fare il manuale internamente ha dei costi di produzione, di costi di quello che è la formazione di una persona, i corsi di aggiornamento, le Certo. traduzioni, tutto quello che ci va dietro. Noi questo ovviamente non è così perché siamo nel settore da tanti anni e vabbè, comunque non è una scusante perché non si smette mai di imparare. Però abbiamo delle tecniche che permettono al produttore di risparmiare. Quindi bisogna un attimo mettere sul piatto della bilancia queste cose. Questo aspetto dei costi, Claudio, dacci 2 minuti in più, che secondo me questo qua è un argomento per chi ascolta Inserisci un interessante. secondo. I costi quando sono interni sono occulti, non ne sei consapevole. Eh? Certo, I costi quando sono esterni sono palesi perché li paghi in fattura. E quindi dipende anche da che tipo di mercato hai, che tipo di struttura hai, che tipo di cultura aziendale hai. Sono tante variabili, non c'è una ricetta giusta e una sbagliata. Dipende anche quante macchine fai, quanto diverse sono tra di loro. Cioè, non sì, è. però è vero che c'è sempre il problema dei prezzi, quindi dei costi che si fanno, però l'esperienza dice che è molto più, spesso gli integratori pensano più a risolversi un problema piuttosto che a risparmiare dei costi, no? Perché poi, voglio dire, comunque si sa che i costi poi dopo vengono anche in maniera occulta, come stavi dicendo tu. Per cui, torniamo sul discorso costi. Io oggi vendo una macchina completamente nuova. Devo fare preventivo. C'ho un 3D che è quello che sto usando per fare l'offerta, dove più o meno è spiegato, diciamo, l'offerta di vendita, dove è spiegato come funziona e così via. Su questo parametro, tu saresti capace di dirmi, Fabio, se il manuale te lo devo fare io, costa 54.000 euro, dico a caso, eh? È possibile fare questa cosa? Perché io mi metto nei panni di quello. Che sta facendo, insomma, sta vendendo la macchina e una volta che sa che il manuale costa 18.500 euro, ce lo mette dentro e il problema è andato. È Sì, fattibile. è fattibile assolutamente. Molti fanno così, nel senso che magari hanno anche un ufficio interno, ma probabilmente è anche un po' affogato per altre questioni di produzione, di consegne, quindi fanno un bilancio, dicono, allora, se lo faccio fare a Riccardo, quanto spendo? Se invece lo faccio internamente, quanto mi costa in prendere una persona in più, fare questo in più? Cioè, assolutamente sì. Quello che dico è che ovviamente col metodo corretto, con una struttura fatta ponderata, non guardando solo quello che è il progetto adesso, ma anche nel futuro, il primo lavoro probabilmente costerà a prezzo pieno, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto, si ha sempre una diminuzione del costo, perché quei mattoncini che dicevo prima, sono quelle la forza, non è il copia e incolla, purtroppo. E poi c'è l'altra cosa. Si vede che un manuale che vale di più è più utile, aumenti il valore della macchina, aumenti il valore dell'addestramento, entri in filiere più cattive, perché in certi tipi di multinazionali, se non hai un certo tipo di manuale, non entri. Quelli No, giusto. che ti chiedono il training book dentro la richiesta d'offerta, ti chiedono il manuale canovaccio per valutare se entrare in vendor list, questo guardano, dicono se tu sai fare i manuali, me ne dai uno di una macchina simile. Se Giusto. no, se non me ne dai uno, vuol dire che non ne hai mai fatta una così. E quello che si fa i manuali in casa è in difficoltà perché lui sa che quel manuale non ci fa una gran figura. Quindi tendenzialmente cerca di darlo sempre dopo che ha consegnato la macchina, mai prima. Come quelli che chiedono la valutazione del rischio durante l'ordine, non lo fanno per vederla veramente, lo fanno per scremare. È vero, Quindi. soprattutto
nel settore farmaceutico come audit solo per capire se puoi fargli un'offerta o meno, vogliono vedere i manuali. È arrivata la risposta da Carlo, mi correggo, punto 174, istruzioni originali o traduzione delle istruzioni originali. Perfetto. Questa è la risposta alla domanda esatta. Top. Un altro, l'ultima cosa poi chiudo perché questo, io suggerisco sempre ai produttori di macchine, ma a chiunque, di poi valutare anche quello che è il centro assistenza. Il volume di richieste che ricevono i centri assistenza è impressionante e questa è una voce di costo che non viene considerata nel manuale, ma uno si chiede, ma come mai mi chiamano? Forse il manuale non è chiaro? Forse bisognerebbe farsi una domanda, non lo so, probabilmente... E bisognerebbe anche fare le macchine fatte meglio, magari in alcuni anche casi. Assolutamente, anche assolutamente. Però se quella manutenzione la fai male o la fai in ritardo, non sai come farla, cioè capisci... Succedono i disastri peggio del mondo. Allora, ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito per la pazienza, vi amo tanto per seguite le nostre, perché noi lo facciamo perché ci divertiamo. Voi che ci seguite avete tutta la mia stima, cioè nel senso io ho tantissimo. Vi ringrazio, auguro a tutti buon Natale e spargete questa diretta a chiunque volete, perché più gente sa che esiste questa professionalità, più migliorano le cose. Noi questi webinar li facciamo per far sapere al mondo che esistono queste professionalità e questo saper fare. Se no, se lo sappiamo solo noi, non aiutiamo a nessuno. Grazie a te Alessandro che mi ringrazi sempre. Guarda che arrivano tutti grazie, vedi? Sono gentilissimi. Noi lo facciamo provandoci. Voi dateci una mano a migliorare le cose intorno a noi. Tanto noi tre, da soli, non riusciamo a coprire il mercato italiano. Riusciamo a coprire quello che riusciamo a coprire. E così mangiate anche voi con quello che imparate con noi. Se avete idee di argomenti, ditele che li facciamo. Ciao a tutti. Grazie. Ciao a tutti.